Papa Francesco ha deciso di autorizzare i pellegrinaggi a Medjugorje, che dunque potranno d'ora in poi essere ufficialmente organizzati dalle diocesi e dalle parrocchie e non avverranno più soltanto in forma privata come accaduto finora. A rendere nota la notizia sono stati il nunzio apostolico in Bosnia e Erzegovina Luigi Pezzuto e l'arcivescovo Henry Koser, visitatore apostolico a carattere speciale della Santa Sede. Un'autorizzazione che tuttavia non si traduce in un'autenticazione dei noti avvenimenti, come ha precisato, rispondendo alle domande dei giornalisti, il direttore ad interim della sala stampa della Santa Sede Alessandro Gisotti. L'autorizzazione papale va accompagnata alla cura di evitare che questi pellegrinaggi siano interpretati come un'autenticazione dei noti avvenimenti, che richiedono ancora un esame da parte della Chiesa. Va evitato dunque che tali pellegrinaggi creino confusione o ambiguità sotto l'aspetto dottrinale. Ciò riguarda anche i pastori di ogni ordine e grado che intendono recarsi a Medjugorje e lì celebrare o concelebrare anche in modo solenne. Considerati il notevole flusso di persone che si recano a Medjugorje e gli abbondanti frutti di grazia che ne sono scaturiti, ha continuato Gisotti, tale disposizione rientra nella peculiare attenzione pastorale che il Santo Padre ha inteso dare a quella realtà, rivolta a favorire e promuovere i frutti di bene. Il visitatore apostolico, ha concluso il portavoce, avrà in tal modo maggiore facilità a stabilire, d'intesa con gli ordinari dei luoghi, rapporti con i sacerdoti incaricati di organizzare pellegrinaggi a Medjugorje come persone sicure e ben preparate, offrendo loro informazioni e indicazioni per poter condurre fruttuosamente tali pellegrinaggi.